Allora, buonasera amici, voglio fare un tutorial di chitarra parlando dei barré e dei cosiddetti semi barré. Io li chiamo così, oppure barré aperti si possono chiamare. Perché? Perché stavo un paio di mesi fa con un figlio di una mia amica che saluto, Leonardo, il figlio di Daniela, la mia grande amica, mi diceva che lui trovava della difficoltà a fare i barré, nel senso che gli risultavano faticosi, perché la chitarra non è uno strumento molto facile da suonare. Il pianoforte non dico che sia facile, ma tu già che appoggi le dita così non è faticoso, diciamo, no? Invece la chitarra comporta una fatica particolare con gli accordi in barré, che significa che tu con l'indice schiacci tutte le sei corde. E poi dopo con le altre dita il resto delle note, e comunque insomma a volte si stecca quando si fa il barré, a volte si stecca perché intanto ci vorrebbe una chitarra molto buona vista da un liutaio, non una chitarra qualsiasi, perché se c'ha le corde troppo alte dalla tastiera, specie nelle chitarre un po' economiche, andrebbero fatte vedere dal liutaio la chitarra. Comunque, in ogni caso, è sempre un po' faticoso. Allora ci sono delle canzoni che si usa molto il barré, tipo. Insomma, un po' faticoso, ci si stanca. Oppure quell'altra di Bob Dylan rifatta da Jimi Hendrix. Questa era Smoke on the Water dei Deep Purple. Un'altra con molto barré è quella di Stupenda di Bob Dylan rifatta divinamente da Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Una canzone così te massacra. Barrette qua, barrette là, 3 minuti, 4 minuti a fa barré, il dito si stanca e anche la concentrazione. Allora io, di mia iniziativa, come credo facciano un po' tutti i chitarristi, io faccio spesso dei semi barré o barré aperti, che vuol dire che tu non schiacci esattamente tutte le 6 corde della tastiera, ma per esempio per fare il fa è molto bello, per esempio, fare questo, che diventa un fa settimo, un fa un po' più aperto. C'ho scritto pure una canzone così. Passeggiando, l'ho chiamata, passeggiando in una strada di campagna, la mia prima canzone che ho scritto. Invece di usare il fa intero, pieno, è un fa sette in realtà, fa settimo, però è bellissimo e non è faticoso. Allora, praticamente non sempre si possono usare questi barré aperti o semi barré, cioè che non impiegano lo schiacciamento con l'indice molto faticoso di tutta la tastiera. Un altro, per esempio, che uso molto io è per fare il si minore. Dipende dalla canzone, per esempio c'è quella stupenda canzone, la prima canzone di Harvest, Out on the Weekend di Neil Young, scusate, che è richiesto di fare perché serve il basso, fa così. Thank you.
Ah, questa per esempio è una canzone che richiede, si deve sentire il basso. Però in realtà si può fare benissimo così il si minore, che sarebbe. Cioè senza schiacciare con l'indice, ma usando le prime quattro corde, vedete? Quindi, insomma, vedo che anche i grandi chitarristi li usano questi piccoli segreti per non affaticarsi troppo. Poi, specialmente se tu fai un concerto di 2 ore, 2 ore e mezza, se ti metti a fare tutti i barré precisi ti massacri. Ok? Un altro, per esempio, il Si maggiore, ecco. Il Si maggiore, invece di fare così, allora, per esempio, il Si minore sarebbe un La minore spostato di 2 tasti in avanti. Vedete? La minore, vai avanti. Poi magari l'indice però lo usi per fare il cantino. Questo è un Si minore. Così come dal Si a Si bemolle. Si, ecco, per fare un Si, che sarebbe un La. Vedete? La spostato di 2 corde in avanti. Metti anche il indice e diventa un Si. Un Si mezzo barré, col barré aperto, vedete? Che la canzone non richieda che tu proprio. Però spesso i passi vengono fatti anche dal basso in una band, insomma, ragazzi. Si possono usare questi semi barré o mezzi barré, che io chiamo così, insomma. Un altro che a me piace tantissimo, proprio tanto, è. Cioè abbiamo il Mi minore. Se vai avanti di 2 tasti, ottieni il Fa. Fa diesis minore. È un accordo stupendo. Fa diesis minore, che sarebbe così. Se tu lo fai aperto, è stupendo. Sentite che apertura che dà. Tipo, se tu fai La. Poi imparate a giocare anche con il La. State facendo il La. Non è detto che dovete rimanere per tutto il tempo con il La preciso. Sentite che bello aprirlo il La, alzando per esempio l'anulare, vedete, guardate. Ci si potrebbe fare una canzone. Poi magari scendi a Si minore. C'è una canzone di Young, Through My Sails. Sta su Zuma. Quindi ragazzi, io questa canzone ho fatto, come la fa anche Neil, credo, 2 accordi che avrebbero il barré, però aperti sono più belli. Quindi poi dopo affinerete con l'esperienza quando è più bello fare un barré pieno. E quando invece potete fare un barré aperto, che c'ha questo suono sognante, vedete? Un suono molto sognante, l'atmosfera, per fare le ballate, le canzoni lente, insomma, di atmosfera, sono veramente bello, ecco. E andando avanti ancora di più, no? Questi sono tutti mezzi barra aperti.
ragazzi, vi ho dato un piccolo segreto per non massacrarvi la mano sinistra con tutti questi barré, che è una canzone di 3-4 minuti a fare tutti i barré del mondo in velocità, ti massacra, te ve lo dico io che sono un chitarrista da tanti anni. Quindi in molti casi si possono fare questi semi barré a barré aperti e poi valuterete quale canzone ci sta bene, quello aperto, quello completo, regolare. Insomma, ok? Quindi io qualche piccolo segreto cerco di darvelo e saluto il mio amico appunto Leonardo che mi diceva di questa cosa qua, si lamentava che i barré sono un po' troppo rognosi o faticosi. Ecco, potete provare a fare così. Arrivederci.